È forse l'evento clou della stagione invernale targata Centro Sportivo Italiano, che anche quest'anno è pronto per coinvolgere oltre 500 atleti di tutta la provincia. Ad ottobre partirà infatti il 34esimo campionato CSI di calcio a 8, abbinato al 27esimo trofeo Pro di Sport e al 17esimo Memorial Vittorio del Curto. Intanto, sui campi di Tre Ponti, come sempre punto principale di riferimento insieme ad altri impianti locali, si sta disputando un torneo precampionato sia di calcio a 8 che di calcio a 5, altra disciplina che a breve prenderà il via nella sua versione invernale. Quando ci sarà il fischio d'inizio e quante sono le squadre iscritte? Allora, per quanto riguarda il calcio a 8, il fischio d'inizio sarà il 2 ottobre e partecipanti ad oggi sono 21, però abbiamo un po' di movimento su Pesaro, quindi vediamo un po' se magari queste squadre da 21 diventano 22, 23 o a salire. Mentre per quanto riguarda l'altra attività, che riguarda sempre il pallone tondo, che è il calcio a 5, le attività inizieranno circa metà ottobre e si svolgeranno sulle tre strutture principe del centro sportivo, che sono il Tre Ponti, il Tavernelle e l'Alma Park. Per quanto riguarda invece il calcio 8, ci sono anche delle nuove squadre, quelle che debuttano nelle manifestazioni CSI? Ma sì, con orgoglio posso dire che dopo degli anni un pochetto bui, diciamo, del calcio 8 del comitato, siamo riusciti in giro di 2 anni e mezzo, grazie alla macchina messa su e grazie alle collaborazioni che abbiamo avuto con Daniele Brunelli, siamo riusciti ad avere appunto 21 squadre, l'anno scorso ne avevamo 18, quindi siamo in aumento. Tutto ciò grazie anche alle collaborazioni che abbiamo durante l'anno, ormai ci iniziano a conoscere tutti per tutta la provincia. Quest'anno avremo una squadra di Urbino con cui abbiamo collaborato per un torneo quest'estate, si sono rimasti molto contenti di come ragiona e lavora l'ente, e avremo anche squadre da Pesaro appunto nuove e anche dei ritorni. Quale sarà invece la squadra da battere? Beh, la squadra da battere è l'Enoteca Biagioli, che da 2 anni a questa parte vincono il campionato, meritatamente. E ringrazio veramente tutte le squadre che l'anno scorso hanno partecipato, perché hanno dato dimostrazione di un grande fair play e soprattutto di un grande agonismo, sempre circoscritto per un ente di promozione sportiva regina del territorio. In questo caso dove si disputeranno le partite? Beh, le partite di calcio 8 le disputeremo qui nella zona di Fano, che sono i campi di Tre Ponti, Rosciano e Cucurano. Poi andremo, forse, se le squadre sono disponibili, in Urbino, perché appunto abbiamo questa squadra di Urbino, dove abbiamo detto che non possiamo spostare 20 squadre in Urbino, però vediamo un attimo la disponibilità. Abbiamo visto che comunque la disponibilità c'è, perché la gente piace. Purtroppo campi qui a Fano ormai iniziano a essere datati, perché molte strutture come il Biricocco e altri campi hanno più di 16 anni, quindi non è colpa nostra come centro sportivo, non do colpa a chi gestisce le strutture perché le ha fatte funzionare, si sono rovinati, però dobbiamo anche dare una qualità in più, che già ne abbiamo data abbastanza, ma dobbiamo trovare nuove strutture, quindi stiamo cercando delle collaborazioni qui sul territorio. Probabilmente ci sposteremo, torneremo a Pesaro, ai campi di Santa Veneranda. Il CSI però non segue soltanto il calcio? No, segue anche la pallavolo. Ormai da 2 anni abbiamo un club, abbiamo rimesso in piedi un campionato di pallavolo grazie alla collaborazione con la S Carrara. Da quest'anno entra anche Sportland, che ringrazio nella collaborazione, quindi tornerà da lunedì 25 il club, per poi ripartire il campionato grazie alla collaborazione CSI, AS Carrara e Sportland.